Gambizzato a Genova l'amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare è Roberto Adinolfi. Si valuta la pista anarchica. La domenica delle salme, nessuno si fece male. Lunedì 7 maggio 2012, a Genova, è tornata la paura. Tre colpi di pistola sparati a bruciapelo riportano la città indietro di 30 anni. Genova, simbolo del terrorismo, si sveglia con l'angoscia di finirci nuovamente dentro. Riemergono le immagini di Alessandro Floris, fattorino portavalori dell'Istituto Case Popolari, che cade sotto i colpi di due terroristi che fuggono in Lambretta. E poi è la volta di Guido Rossa, operaio e sindacalista dell'Italsider. Viene ucciso con 6 colpi di pistola, colpevole di aver denunciato un suo collega brigatista. A Genova le BR sparano, uccidono, gambizzano senza pietà operai, dirigenti, uomini delle forze dell'ordine e magistrati. A cadere sotto il fuoco dei terroristi anche Roberto Della Rocca, all'epoca capo del personale della motomeccanica navale. Stavo tirando fuori le chiavi della macchina per inserirle e quindi entrare, sentì uno scalpiccio dietro di me ed era uno di questi che mi arrivò alle spalle. Vorrei sottolineare come da copione, perché tutti questi agguati avvengono alle spalle e comunque nei confronti di persone inermi, e cominciò a spararmi. E io cercavo di evitare i colpi finché alla fine non sono caduto per terra. Questo si è avvicinato e mi ha sparato un altro colpo quando ero a terra. Mirando le gambe? Assolutamente, mirando le gambe. Quando si spara le gambe? Si spara le gambe per non ammazzare comunque il soggetto, lasciare comunque una cicatrice, effetti invalidanti che sia una vita, e perché nella pazzia di questi personaggi possono essere educati altri 100 come lui. Lei ha avuto modo di guardare negli occhi chi stava, sì, lo stava facendo? Sì, erano degli occhi celesti, piccoli, pieni di odio. Non ho mai visto nella mia vita uno sguardo simile in un essere umano. Roberto Adinolfi, amministratore delegato dell'Ansaldo Nucleare, viene gambizzato in un momento storico particolare. L'agguato avviene mentre le urne sono ancora aperte e il moto dell'antipolitica da giorni sta investendo il paese. Sullo sfondo, una città profondamente diversa dagli anni di piombo. Genova non è più una città industriale. Nel tempo ha perso lavoro, fabbriche e operai. Anche la storica Ansaldo non esiste più. L'ex colosso di Stato, controllato da Finmeccanica, ora ha interessi nel nucleare e nell'energia, ma è comunque rimasta un simbolo. Stamattina a Milano, nella redazione del Corriere della Sera, con un volantino, la Federazione Anarchica Informale Nucleo Olga ha rivendicato l'attentato. Abbiamo azzoppato Adinolfi, uno dei tanti stregoni dell'atomo. Proponiamo la campagna di lotta contro Finmeccanica, piovra assassina. Oggi l'Ansaldo Nucleare, domani un altro dei suoi tentacoli. In fabbrica si respira un'aria pesante. Ho avuto un attimo di tremore. Io l'ho visto in faccia. Non è che Genova sta vivendo un disagio, alla fine su questo disagio adesso bisogna fare attenzione, no? Molta attenzione, non bisogna abbassare la guardia. Speriamo che siano coincidenze, cose diverse, volute, ma speriamo che non siano la stessa cosa, perché sono momenti tremendi per tutto, per il lavoro, per la famiglia, per qualsiasi cosa. Lei da quanto tempo lavora qui? No, non lavoro qua, sono un fornitore. Okay. Questa è un'azienda strategica italiana, eh? La Saldo è l'unica azienda che sa fare le centrali, eh? L'industria non è che vada bene in Italia. Cioè Genova sta avendo problemi in questo periodo. Genova lo vede lei, Genova, in che stato che è. Signore, Fincantieri non ha lavoro. Tutte le altre società che abbiamo qua a Genova ne hanno pochissimo. L'Ilva così, poco. L'Ilva investimenti non ne sta facendo, poverini anche loro. L'acciaio è in crisi. Il porto? Il porto dovrebbero tirarlo su, ma se non lo tirano su... Gliela faccio una domanda. È contento di quello che succede in Italia? Mi risponda un po' lei. Faccio io la domanda a lei. Lei è sereno?
Genova non c'ha più un cazzo, io lo dico bello chiaro a tutti, non c'ha più niente Genova, scappano tutti da Genova. È una questione che veramente io non lo so dove stiamo andando a finire, è veramente complicata, complicata la gente, io non lo so, bisogna fare qualcosa. Si ammazzano uno dietro l'altro, avete visto anche voi, lo sanno tutti, si continuano a fare tutti questi tipi di suicidi, si ammazza la gente, bisogna andare a Roma perché ci devono aiutare, devono fare le leggi che devono venire bene a noi, il lavoro, devono tirare fuori il lavoro. Non che si alzano, che si comprano le auto blu e se ne vanno, si fanno tutti i viaggi che cazzo vogliono. A Genova si vorrebbe istituire uno sportello anticrisi per aiutare le imprese e i cittadini in difficoltà. Ma nello stesso giorno in cui arriva il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, nelle sedi di Equitalia scatta un doppio allarme bomba. Gli uffici vengono svuotati, arrivano gli artificieri. L'allarme poi rientra. I dipendenti di Equitalia hanno subito 270 atti di intimidazione. Hanno tentato di uccidere il direttore generale. Una persona è entrata con una pistola dentro un ufficio dell'Agenzia di Entrate. Capite che c'è una situazione che non è, è diversa dagli altri paesi. E dire questo non mi sembra niente di particolare. Perché c'è una situazione di difficoltà o pensate che noi siamo cattivi? 38 i suicidi dall'inizio dell'anno. Non commento queste cose, stiamo parlando di... Vuole sapere se sono felice per i morti? Non ho capito. Io vorrei capire cosa ne pensa. Ma è una cosa gravissima, è una domanda veramente dura da fare ad una persona che comunque sta lavorando per lo Stato, sta lavorando in interesse di tutti. Se voi mi fate queste domande mi mettete in una grande difficoltà umana. Ma perché pensate che non stiamo facendo il possibile? Ma forse si è sbagliato in passato, se si è arrivato a questo punto. Io credo che... Quando si arriva... Cioè, si è arrivati agli eccessi, cioè, credo che ci siano stati dei problemi in passato. Ci sono anche altri problemi, sicuramente, ma io una domanda che mi pongo, ma è possibile che stanno succedendo solo adesso? Forse succedevano anche in passato e non si sapeva? Non lo so, è una domanda che... Lei oggi è arrivato in una regione dove c'è stato un gravissimo atto, che dopo 30 anni ha ricollocato anche un problema di terrorismo. E questa situazione può creare dei... Ha perfettamente ragione. Non è soltanto un problema fiscale, strettamente fiscale di Equitalia, no? C'è un problema italiano di pressione fiscale, di difficoltà. Non sono io a doverla descrivere, penso che la sappiate. Abbiamo cercato di dire, io l'ho fatto in tutti i modi possibili e immaginabili, che in Italia la grande piaga dell'evasione è una delle grandi cause dei danni di questo paese, di quello che sta soffrendo adesso questo paese, è perché per tanto tempo non si sono pagate le imposte. Le gru della Fincantieri sono ferme, navi da allestire purtroppo non ce ne sono più. 800 persone da febbraio sono in cassa integrazione in attesa di nuove commesse. Dall'altro lato della banchina, nel porto turistico, si tirano a lucido le megabarche. Da questa parte la crisi non si sente. È l'ora di cena. Gli equipaggi scendono a terra per una grigliata. State preparando un arrosto? Che state facendo? Barbecue? Chi cucina? Chi cucina? Lui. Avete sentito quello che è successo qualche giorno fa? Boh, cosa è successo? Eh? Ma cosa è successo? No. Lunedì? Che hanno sparato a un... Ah sì, al telegiornale, hanno sparato a uno... E hanno gabbizzato. Hanno gabbizzato, no? Non ho sentito. Ma dove? Quale notizie? Queste notizie arrivano poco qua, no? Ma sì, qua noi siamo un altro mondo. Ma qui sono barche noleggiate, che si noleggiano, no? Sì, qualcuna sì, qualcuna no. Qualcuna sì, qualcuna no. Bandiere italiane zero qua, eh? Zero. Eh? Sì. Non ce n'è una di bandiere italiane. Magari dietro queste bandiere ci sono armatori, proprietari italiani, no? Ma non... Non ho idea. Il suo datore di lavoro che la ingaggia, che è un italiano, io non le dico chi. Io parlo di agenzia. L'agenzia la chiama? Certo. Qui manco sa chi... No, non mi interessa perché, vista la crisi, io lavoro per chi, per chi la paga. Un soldino, non mi interessa chi lo paga. C'è stata anche qui una crisi, però, per virgolette, sono d'obbligo, no? In questi mondi qui. Piccolissimo. Lì tutto fermo. Tutto è qui, è tutto, lo so, è così. E qui tutto che fa. Vabbè, ma è lo specchio della società, è che va sempre. Le disparità vanno sempre aumentando e sempre più sarà così. Io sono nato a Viareggio, dove fanno la metà delle barche che vedi qui. 30 anni fa di queste barche ce n'era, faccio, dico una cifra, 10. Oggi ce n'è 100. Come mai? Perché c'è sempre chi fa più fatica ad andare avanti e chi ne fa meno. No. È questo, la verità è questa. Se no non potrebbero esistere questi mondi qua.